diciamo che oggi il paese si è svegliato un po' attonito da queste notizie. È chiaro che è una fase prematura, perché ancora non conosciamo le carte, non conosciamo i capi di imputazione. Per quel che ci riguarda è chiaro che saremo vigili, come è nostro dovere fare. Vogliamo capire bene di cosa si tratta e poi valuteremo le soluzioni da prendere come classe politica nella sua interezza e come consiglio comunale. È chiaro che alcune questioni politiche noi le avevamo sollevate, cioè la questione dell'ufficio tecnico, voi ricorderete sicuramente alcuni volantini, alcuni manifesti fatti da alcune forze politiche sulla questione dell'ufficio tecnico che c'era poco chiara. Oggi vengono a galla delle situazioni che sembrano torbide. Ci auguriamo che venga fatta luce, che il sindaco in testa, ma anche tutti gli altri inquisiti, se ne possano venire fuori nella maniera più pulita possibile. Ci insospettisce anche la presenza di qualche avviso di garanzia che nulla a che fare col comune, con ruoli istituzionali. Ecco perché vi dico, è una fase di studio.